Bentrovati amici di Padre Pio TV. Continuiamo il nostro percorso nella conoscenza di luoghi di devozione, dove Maria è al centro. Questa nostra puntata di Maria, Madre di Dio e Madre Nostra, si ferma ad Andria, presso il santuario che vedete alle mie spalle, il santuario di Maria Santissima dell'Alto Mare. Questo santuario che sorge all'interno di una cavità scavata nella roccia tufacea dall'uomo, proprio in cerca di materiali per costruire la propria abitazione. Questa cavità fu probabilmente all'inizio una cava per l'estrazione del tufo, divenne poi in un secondo momento un ricettacolo di eremiti, proprio alla ricerca di Dio, ma anche di un luogo appunto di preghiera. Divenne infine, quando non accolse più tali ospiti, un collettore di acque piovane e quindi una cisterna ad uso della popolazione locale. Questa appare certo nella ricostruzione storica, tutta schematica, aiuta ad individuare le epoche precedenti al miracolo del 1598 che diede inizio al culto mariano e che si sviluppò la storia del santuario. Ad aiutarci il parroco e rettore Don Antonio Basile, che ci farà comprendere, ecco, ci spiegherà l'inizio della devozione con il miracolo, poi ci introdurrà e ci spiegherà il luogo dove ci troviamo, appunto il santuario, presentandoci anche la chiesa, dove all'interno ci sono delle sculture molto belle, come ad esempio la statua della Pietà che ci presenterà, e poi anche una Via Crucis, delle stazioni della Via Crucis molto particolari e sicuramente importanti per questo luogo, perché all'interno proprio di queste stazioni sono presenti i luoghi e i personaggi appunto di Andria. Un riferimento particolare di queste stazioni anche a Papa Francesco, queste stazioni della Via Crucis inaugurate proprio ad un anno dal pontificato di Papa Francesco, il 13 marzo 2014, proprio per un amore verso il Papa, ma anche e soprattutto un amore alla Chiesa. Ad aiutarci, vi dicevo, Don Antonio, che andiamo a conoscerlo. Come annunciato, siamo all'interno del santuario di Santa Maria dell'Alto Mare di Andria, siamo in compagnia di Don Antonio Basile, rettore e parroco del santuario. Grazie per l'accoglienza, grazie per aver permesso alle nostre telecamere di scoprire questo santuario molto antico. Ecco, ci presenti, Don Antonio, un po' la storia del santuario. Grazie a voi, perché questo ci permette di far conoscere un po' la realtà e la vita del nostro santuario. Siamo all'interno del santuario Maria Santissima dell'Alto Mare in Andria. È un santuario che ha poco più di 400 anni di vita, perché il santuario è sorto su un luogo dove la tradizione ci tramanda un miracolo avvenuto in occasione della Pentecoste del 1598. Qui c'era un pozzo, una bambina di 4 anni sfugge alla vigilanza dei genitori, cade inavvedutamente nel pozzo. Il sabato di Pentecoste, ripeto, del 1598, viene ritrovata 3 giorni dopo, il martedì di Pentecoste, sana e salva. Ai soccorritori
appare una bambina che ha mangiato e dormito regolarmente, dice mi ha salvato la Madonna dell'Alto Mare. La cosa strana o problematica è che qui il mare non c'è. Una bambina di 4 anni non può inventarsi un titolo di questo genere. Il vescovo del tempo, Monsignor Vincenzo Basso, ha autorizzato il culto, la devozione, e quindi è iniziata un afflusso sempre maggiore di persone, un po' incuriosite, un po' anche bisognose della protezione di Dio, invocando la Madonna. E la devozione però è cresciuta, ma poi subito si è interrotta, perché nel 1656 l'Italia meridionale, Andria in particolare, fu falcidiata da la peste nera. Andria, dicono le cronache, passò da 22.000 abitanti a 8.000, ci furono 14.000 morti e naturalmente non sapevano dove metterli, allora si seppelliva vicino alle chiese. Hanno riempito mi pare 7 cisterne qui nella zona, e sono diventate tutte praticamente sepolcreti di appestati. E la stessa fine ha fatto anche questa cisterna della Madonna dell'Alto Mare. Ci fu si dice che un'anziana donna di nome Angela continuava ad alimentare con una certa assiduità una lampada d'olio davanti all'immagine della Madonna, e con quest'olio fu guarita un'altra persona. In seguito al secondo miracolo la devozione riprese, e il vescovo poi dell'epoca autorizzò alcune modifiche perché la grotta diventasse la prima cappella. Allora innanzitutto forse bisogna fare un passettino indietro, nel senso che quello che noi adesso chiamiamo il pozzo, originariamente, e questo l'abbiamo scoperto una trentina d'anni fa, quando il mio predecessore, Don Michele Massaro, ha operato qui un lavoro di restauro che è costato veramente tantissimo, però hanno divelto il pavimento perché dovevano risolvere il problema dell'umidità che è tipico di questi luoghi, e quindi sotto hanno trovato, l'architetto Mauro Civita, che ha diretto i lavori, alla fine ha potuto fare questa ricostruzione. E cioè qui si trattava di una cava per l'estrazione del tufo, perché questa zona è tutta tufacea, ma il tufo è di pregevole consistenza, ottimo per le costruzioni. Qui siamo a distanza di 300-400 metri dalle mura perimetrali medievali, per cui tutte le case in questa zona hanno più o meno la stessa struttura, e cioè scavavano sotto, tiravano i conci per costruire sopra. Per cui in questa zona, volgarmente questa zona è chiamata la zona del chiancone. Non è il sasso, ma è il carpano, proprio un perché questa cava, però sottoposta al piano stradale. Pensiamo che probabilmente in superficie il tufo era troppo friabile, un po' debole, e allora hanno scavato, sono andati sotto. E sotto hanno poi trovato il tufo duro, buono, e hanno scavato in forma circolare. Lei vede questo cerchio nero? Si tratta della proiezione a pavimento di un cippo che sta sotto, cioè un pezzo di colonna. Avevano scavato in forma circolare, e probabilmente perché temevano che ci potesse essere il crollo, quindi si erano premuniti, ma di fatto il crollo non c'è mai stato, perché poi c'erano sopra 2-3, forse più, metri di tufo solito, per cui non... Quando il vescovo poi ha consentito, hanno tagliato la colonna centrale, questa, però non l'hanno tagliata a raso terra, perché probabilmente attorno c'era tutta la massa di ossa e di cadaveri sepolti nei decenni precedenti, in occasione della peste nera. Per cui questo probabilmente è avvenuto nel 1670 circa,
e hanno ecco, segato la colonna centrale, hanno segato l'affresco della Madonna, che noi adesso veneriamo sull'altare, ed era qui in questa posizione. E hanno poi costruito qui un pavimento, qua si nota sotto il vetro rettangolare, un pavimento, su una tomba hanno costruito un altare, il muro, e il primo passaggio è stato da questo sito al muro. L'affresco è stato incastonato in una cassa di legno ed è stato attaccato qui. Abbiamo questa... La grotta, trasformata nella primitiva chiesa, ha avuto la durata di circa 200 anni, 1670-80, fino al 1875-77. Lì abbiamo una lapide scritta in latino che ricorda l'evento, cioè questa chiesa così come adesso, di stile neoclassico, è stata costruita nell'arco di 30 mesi, dal maggio 1875 al dicembre 1877.